ha parlato di street art come arte democratica e inclusiva, e quindi anche Santa Maria della Scala, insomma, in qualche modo accoglie questo tipo di arte per essere democratica e inclusiva. Assolutamente, ma già nel luogo in cui siamo era una strada, quindi accoglieva i viandanti già nell'antichità e poi è diventato un ospedale che accoglieva i malati, per cui è nel suo DNA di accogliere. Questo poi si è anche riversato nella scelta degli artisti, che sono tutti artisti che lavorano tutt'oggi sulla strada e che hanno bisogno di coinvolgere il pubblico e parlare con le persone, quindi che sia il bambino che si avvicina, e questa accoglienza, questa condivisione parla proprio di inclusività di chiunque, di qualsiasi età, di qualsiasi provenienza. Però la Santa Maria della Scala non è soltanto un museo. Grazie di parlare di emozione, perché ogni ricerca, in questo caso noi abbiamo portato avanti una ricerca di senso estremamente importante, come far conciliare la strada e il museo, quasi due opposti, perché noi desideriamo davvero portare armonia. Il Santa Maria della Scala deve diventare un posto in cui tutti possano trovare il proprio luogo di espressione, di riflessione, di studio, di innovazione. Però tutto questo deve passare poi attraverso l'emozione. L'emozione è il veicolo del pensiero. E in questo caso, ecco, abbiamo già visto qualche lacrimuccia in conferenza stampa di persone che conoscono questa strada e che ora la vedono vivere e la vedono, ecco, ritrovare un senso sempre più profondo, che è un senso che si ravviva dell'azione degli artisti. Per cui portiamo la strada del museo, il museo nella strada, ma sono due realtà che coesistono. Da un lato guardiamo a ieri attraverso una retrospettiva meravigliosa, discreta, elegante sulla street art degli ultimi anni, ma nello stesso tempo la vediamo vivere, crearsi. Questa è l'emozione per il pubblico, poter assistere ad una mostra che si costruisce lungo un arco di alcuni mesi, per cui ciò che oggi vedremo non è ciò che sarà questa stessa mostra tra qualche settimana, perché la street art è un processo, la street art è qualcosa che appunto nasce da un'interazione costante tra gli artisti e tutto ciò che li circonda, una volontà di denuncia a volte, una volontà di comunicazione. E questo deve essere appunto un luogo in cui si comunica anche l'esigenza che c'è nel rapporto con l'altro, e se abbiamo qualcosa da imparare, noi possiamo impararla dalla storia millenaria di questa istituzione, che è stata un ospedale che ha accolto innanzitutto gli stranieri, Xenodocium, quindi un luogo che ha sempre accolto il viandante e che è stata anche un'impresa che ha avuto addirittura l'abilità di essere calmiere nei prezzi, nei momenti di carestia, per cui l'attenzione all'altro, l'ospedale, la cura sarà il leitmotiv che percorrerà tutta la programmazione artistica del Santa Maria della Scala, in cui tutti saranno i benvenuti.